Eccoci qua, sono passati 7 mesi, vi ho osservati, vi ho ammirati mentre vi godevate l'inverno in moto sugli Elephantentreffen, gli Agnellontreffen. Bene, io sono stato 7 mesi chiuso in casa con la moto assicurata tutto l'anno perché c'era un progetto da portare a termine, un progetto impegnativo, entusiasmante ma difficile, che è appunto quello che vi presento oggi, che è il libro, il manuale del motoviaggiatore. Questo non è il book trailer, però essendo un giorno molto importante, sia perché ritorno in sella, la moto è tagliandata, pulita e tutto quanto, perché comunque è la fine di un percorso durato 7 mesi e l'inizio di un altro, tant'è che volevo dirvi appunto da stamane alle 10 che ho reso disponibili i libri per gli ordini, ne sono già stati ordinati 100, per cui sono molto contento. È un progetto in cui credo molto. Questo libro è, ripeto, non è il book trailer, però questo libro è un po' tutto quello che ho imparato in questi 10 anni e spiega come pianificare, come vivere un viaggio in moto dal più breve a quello più lungo, fino addirittura a estenderlo all'infinito, tant'è che si tocca perfino l'aspetto del lavoro, dove, come fermarsi a lavorare, come autofinanziarsi in viaggio con diciamo utilizzando il web e tutti questi strumenti qua. È anche un libro semplice da leggere ma tecnico allo stesso tempo, ci sono link che esplorano e approfondiscono certi argomenti che sono sempre aggiornati, ma ci sono anche tabelle, foto, ci sono più di 250 foto nel libro, per cui quello che è scritto viene poi diciamo contestualizzato con delle foto molto esplicative. E quindi niente, io domani vado giù in Umbria dal mio amico Paolo, sarà il primo di una serie di eventi durante i quali promuoverò questo libro. E ci sarà poi l'evento Partire Per, che è già stato definito ieri, lo trovate sul sito nella sezione eventi, troverete anche gli altri eventi a cui parteciperò sempre per promuovere il libro, per cui sapete se sono in zona vicino a dove vivete, potete comunque venirmi a trovare lì. E niente, la Transalp è pronta, cambio d'olio e via, la batteria non era neanche scarica dopo 6 mesi, grandissima moto. Il libro è qui, questa è la copia che ho regalato a mio padre e niente, si riparte. Ciao a tutti e grazie per esserci ancora. Ciao.